follia culturale, così la possiamo definire, poi siamo anche in tema, quindi va bene così, e che ha visto, dicevo che sono stati 3 giorni veramente molto intensi, che ha visto il nome della nostra scuola e lo sforzo di tutti quanti sui giornali di Napoli Nord, del Roma, del Mattino, e chissà se non avremo anche qualche sorpresa con il TG3. La possibilità di ascoltarli mentre suonano, mentre cantano, mentre dipingono, penso che sia la cosa veramente più importante, più bella e più formativa.